Un saluto al collezionista di cinema da parte di Matteo Brancaleoni. Il collezionista di cinema. Il mio film preferito in assoluto è Guerre Stellari. Mi sono spiaciute alcune cose di cambiamenti, cioè per dirti, capisco che per ai fini della trama e di collegare la nuova trilogia con quella nuova, ma ad esempio sono rimasto molto male nel Ritorno dello Jedi, la scena finale dove ci sono gli spiriti, no, nel villaggio dell'Ewok, ci sono gli spiriti di Yoda, di Obi-Wan Kenobi, e ci dovrebbe essere quello di Anakin Skywalker, Darth Vader, che hanno cambiato la faccia, mettendo la faccia di Hayden Christensen, che non ha significato, perché tutti gli altri hanno la faccia di quando sono morti, mentre Hayden Christensen è lui da giovane. Ci sono un po' di incongruenze, ti dico che... Ma di sicuro ne hanno discusso molto anche sui siti di fantascienza, queste cose, sui blog. Ero un fan tanto, tanto accanito, poi non riesco a star dietro a tutto. Addirittura un Trekkies una volta, facevo anche parte dello stick dello Star Trek Italian Club. Però appunto, una volta su queste cose mi infervoravo, avevo 14-15 anni. Ho altre cose da fare, mi rimango col cuore lì, però non la prendo più così tanto sul personale. Il collezionista di cinema. Ti devo dire che a me, come attore, su tutti è Harrison Ford, anche perché a livello di come dire, se lo leghiamo anche a Guerre Stellari, a Indiana Jones, è un po' l'attore della mia infanzia, no? Di attori bravi, Che mi piacciono, ma sono tanti, sai che non saprei scegliere uno in particolare, e neanche di attrici, perché mi piace, vabbè, posso dirti di attrici, io adoro Meryl Streep, è l'ultimo film che ho visto di Iron Lady, proprio dedicato alla Thatcher, no? Lei è una delle mie preferite, di sicuro.